Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Sono riuscita ad andare a fare la spesa. Vi dico già il giorno perché questo video lo caricherò subito oggi, il 16 marzo. Sono riuscita ad andare a fare la spesa. Siamo in quarantena tutti quanti, ma però vi voglio dire una cosa. Ultimo, assolutamente messaggio per quanto riguarda coronavirus e quello che stiamo attraversando, perché poi non ne voglio più parlare. Sono stata al supermercato, è un mese quasi, nonostante voi vediate i video. Ma sono tutti video vecchi, è quasi un mese che io non riesco a fare la spesa, non vado a fare la spesa proprio perché un po' per le commesse e un po' proprio per il discorso che c'era gente fino fuori, dovevo fare 2 o 3 ore di coda, star lì in mezzo alla gente, uno in cima all'altro e lì è il momento in cui ci si ammala sicuramente e ho evitato fino ad oggi perché per forza di cose non ho più niente e tanto meno frutta e verdura, cosa che voglio assolutamente mangiare. Sono arrivata e una signora mi ha guardato male. Io non ho né mascherina né guanti per il semplice fatto che non ce le ho. Punto. I guanti mi sono messa quelli della frutta e della verdura, ma la mascherina non ce l'ho, è introvabile. Una signora, comunque anche lei era senza mascherina, mi guarda un po' così e fa, sbuffando, ma c'è troppa gente, se lo sapevo stavo a casa. Gli faccio, signora, gli ho detto, è un mese che non faccio spesa, posso comprare anch'io della frutta e della verdura o niente? Cioè, mi ha visto fuori, gli ho detto adesso per la prima volta, ma non è possibile, c'è troppa gente, se lo sapevo stavo a casa, adesso non vengo più. Gli ho detto, bene, non venga più, così verrò io e lei se ne starà a casa. Cioè, cerchiamo di non metterci nel panico, ok? Ripeto, è un mese che non vado fuori a fare la spesa. Non è che esco, compro un etto di prosciutto e domani compro un etto di latte, domani compro dopodomani 2 panini. No, è un mese che non vado fuori a fare la spesa. Punto. Online non si riesce perché si lunga è intasato. Ho provato su un sito tipo Coldiretti dove portano le cose fresche della zona. Si può pagare solo con carta di credito. La mia non si sa perché non funzioni. E questo è quanto, non mi diverto ad andare a fare la spesa in un momento del genere, che sia chiaro, però per favore cerchiamo di mantenere la calma, perché è inutile che poi ci si arrabbia per queste cose qua, quando poi alla fine siete ancora fuori, che fate footing, passeggiate, c'è gente da me che va a prendere il sole, cioè cerchiamo di aprire un po' il cervello e di avere un po' di buon senso. Avete fatto la spesa, finite quello che avete prima di, tanto i generi alimentari ci saranno sempre, ok? Se no, per quanto mi riguarda, il governo dovrebbe fare come in dittatura, si chiude tutto, così anche i poveri commessi o la povera gente come il mio compagno che lavora nelle industrie alimentari se ne stanno a casa anche loro, evitano di essere contagiati, evitano di contagiare gli altri e mettono i militari come si faceva una volta, i militari una volta a settimana vi portano acqua, farina e quel che serve, così almeno non andiamo più di matto. Detto questo, non ne voglio più parlare. Cercate per favore di mantenere la calma. Andrà tutto bene. Lo so che sembrano parole fatte, ma andrà tutto bene. Cercate di curarvi, ma specialmente cercate di lavarvi, perché c'erano 2 persone tra le altre al supermercato. Uno sapeva di urina e poverino ci sta perché insomma ci sono delle malattie. L'altra, a parte l'unto dei capelli, ma aveva un odore da sudore stantio che neanche in estate con 40 gradi, siamo in quarantena, approfittatene, lavatevi, cercate di mantenere l'igiene dei vestiti, della casa, di voi stessi proprio per evitare i contagi. Per favore, state calmi. Vi chiedo cortesemente di stare calmi, andrà bene, non succederà più nulla, ok? Boh, non succederà più nulla. Speriamo che non succederà più nulla, dobbiamo ripeterlo, dobbiamo pensare positivo e cercare soltanto di attrarre cose positive. Detto questo, vi faccio vedere che cosa ho preso e spero per un altro mese di non dover più andare al supermercato. Ho comprato questi panini qua, 1,10 € misto mignon. Purtroppo hanno burro e zucchero, ma volevo del pane che comunque durasse un po' di più e che potessi anche congelarlo in maniera semplice. Quindi questi sono piccolini e ok. Più di tanto gli ingredienti sto giro non li ho guardati. Poi ho preso il pan piuma integrale senza crosta, sapete che è uno di quei pani che io adoro in assoluto e ne ho fatto scorta perché almeno con questo vado un po' avanti, non c'è né zucchero né niente, quindi è straconsigliato, costicchia, perché l'ho pagato, vediamo se lo trovo, 1,89 €.
Poi ho preso un panzerotto a 1,25 euro, giusto per avere il pranzo. Poi, prima che lo rompa, mi sono preso un succo di mirtillo senza zucchero né niente, in vetro anche finalmente. Si chiama Vita, con la W, al mirtillo biologico, senza zucchero né niente, ed era in offerta a 1,99 euro. Cercate di assimilare più frutta possibile, che siano spremute, che siano succhi senza zucchero. Cercate, perché quello può salvare. Ho preso poi un minestrone. Io non lo cuocio come minestrone, ma in generale ultimamente lo sto cuocendo proprio come verdure cotte, in modo da avere delle verdure cotte miste. Io ho preso questo qua, la Valle degli Orti, 100% naturale, da filiera controllata, senza additivi, con legumi, ceci, lenticchie, piselli, fagioli e fave. Questo qui. Ed era in offerta a... vediamo un po'. Non si sa. 2,69 euro, e c'era 1,10 euro di sconto. Poi ho preso i funghi, 1,19 euro, questi qua già tagliati, un po' li mangerò crudi, un po' li cuocerò per avere appunto della verdura. 99 centesimi un cespo di scarola. Purtroppo in quel supermercato lì, purtroppo è l'unico sotto casa, ha sempre avuto la pecca di avere pochissima frutta e pochissima verdura, a maggior ragione adesso, quindi ho preso quel che c'era, anche se volevo il cavolo nero, volevo altre cose, ma questo c'è. Comunque ho preso un cespo di scarola, vediamo se riesco anche a parlare, che così la cuocio e almeno me la congelo e la trovo. Poi ho preso delle mele Red Delicious, 1,04 euro, ho preso 4 mele. Poi ho preso cavolo verza a 55 centesimi, questo qui, non so, adesso è tutto chiuso, comunque questo cavolo verza qua, così lo faccio cotto. Poi ho preso la colomba mele gatti, ragazze, c'è azzurra e gialla. Quella azzurra è piena di sciroppo di glucosio, questa qua gialla ce l'ha ma è per ultimo, quindi ho preso questa anche se costa di più. Speravo che mele gatti facesse un po' meglio, ecco, visto insomma il problema che aveva avuto, che avevano dovuto chiudere eccetera eccetera, confidavo in loro, però vabbè, 3,79 euro. Poi ho preso questi 2 kg di arance sanguinello Italia, guardate bene perché tante sono spagnole, cercate italiano il più possibile, e le ho pagate 3,79 euro di 2 kg. Poi ho preso la coppa del nonno, invece che 2,92 euro era in offerta 93 centesimi. Sono in quarantena anch'io. Poi ho preso Negronetto e il salame, mi farò una piadina. Non ho voluto prendere roba a scadenza ravvicinata, ecco, costava 2,09 euro e c'erano 64 centesimi di sconto. Mi sono preso un litro di latte ad alta digeribilità, sempre di questo marchio qua, Vita, non conoscevo, deve essere nuovo, senza lattosio, latte italiano. L'ho pagato invece che 1,19 euro, c'erano 20 centesimi di sconto. Sapete che sono intollerante al lattosio, quindi cerco di berne poco, lo alterno a tè, succhi, spremute eccetera, quindi comunque andrò avanti sicuramente. E in più mi sono comprata questa confezione qua di vitamina C, mi raccomando, andate a prenderla, cioè assumete vitamina C, perché per quanto si dice comunque sembra che alcuni pazienti in Cina siano stati curati con la vitamina C. Non so se ce lo diranno, non so se mi oscureranno, comunque male non vi fa. Non so se questa possa andare bene, perché da supermercato, comunque questo c'era, sono 24 compresse, quindi 24 giorni, e era l'unico che c'era, tra le altre costava a prezzo pieno 5,19 euro, e c'erano 2,16 euro di sconto. A base di vitamina C, edulcorante purtroppo, ma lo mettono dappertutto negli integratori, e basta. Si consiglia di masticare e sciogliere lentamente una compressa al giorno, e insomma curiamoci un po' in questa maniera qua. Vitamina C 500 mg, quindi comunque tra le altre la quantità non dovrebbe essere poi così bassa. Basta ragazze, questo è quanto, quindi comunque ho preso poco, ma
non vedevo l'ora di venirne fuori. Quindi vi prego, cercate di mantenere la calma, specialmente quando andate a fare la spesa, ok? Pensate che non tutti hanno la possibilità di andare tutti i giorni, quindi abbiate rispetto per tutti quanti. Cerchiamo che questo problema, che questo momento, invece di allontanarci, ci faccia riunire, ma ci faccia riunire anche dopo. Quindi cerchiamo di essere un po' più caritatevoli nel prossimo. Ecco, quindi se volete andare fuori a fare due passi, pensateci bene prima di andare, perché non si potrebbe. Se andate a fare la spesa, cercate di portare rispetto per chi è dentro, quindi non fate come questa signora che, se lo sapevo, stavo a casa. State a casa a questo punto, quindi cerchiamo di aiutarci, ma cerchiamo di ricordarle questo momento qua anche dopo, quando l'epidemia, la crisi sarà passata. Cerchiamo di essere vicini comunque, indipendentemente da ogni situazione. Basta, ragazze, veramente non ne voglio più parlare, quindi poi dopo questo vedrete video semplicemente divertenti e dove spensierati, perché è giusto, penso che sia giusto in questo momento, nonostante tutto, io non voglio dimenticare chi è morto, non voglio dimenticare chi è in ospedale, però dobbiamo attrarre positività. Quindi cerchiamo di pensare positivo e andrà tutto bene. Vi mando un bacio senza toccarmi, perché non ci si può toccare, e ci vediamo al prossimo video.